Bentornati e benvenuti in diretta con noi ad un'altra, anzi la terza puntata di In Salute. Qui con me il mio socio collega Tommy. Buonasera a tutti, ci siamo. Siamo prontissimi per questa terza puntata, che oggi andremo a trattare un tema molto importante con ben due ospiti. Andremo velocissimi perché sono veramente tante le informazioni che abbiamo preparato per voi oggi. Prima però vogliamo ringraziare la persona e comunicarvi la persona che ha partecipato e vinto al quiz della scorsa settimana sulla puntata della postura. Vi ricordiamo infatti sempre che al termine della puntata ci sarà un quiz a cui voi potrete partecipare, dove potrete vincere sempre una consulenza e determinati premi. Nella puntata della scorsa settimana abbiamo la vincitrice, che è Raffaela, che ha appena ricevuto un messaggio di congratulazioni per la vittoria del quiz. È stata la più rapida, la risposta corretta era la D, e le verrà comunicato quello che è il premio. Lo sponsor della scorsa puntata era Bagni Carlo di Con Matteo, che ringraziamo ancora una volta, mentre per questa puntata, come vi abbiamo già anticipato, tante sorprese. Vi ricordiamo come funziona il programma In Salute, ha l'obiettivo di educare le persone nelle varie argomentazioni riguardanti per l'appunto la salute. Al termine della puntata ci sarà un quiz dove potrete partecipare e, indicando la risposta corretta nel modo più veloce possibile, avrete la possibilità di vincere un determinato servizio più una consulenza con il team di In Salute. Quindi, prima di svelarvi gli ospiti di oggi e l'argomentazione, io direi di ringraziare Fano TV per la puntata. Lo sponsor lo ringrazieremo più tardi, ma vogliamo subito farvi vedere un video che tratta l'argomentazione attuale di oggi. Anche tu puoi fare la differenza. La formazione salva la vita. Molto bene, abbiamo subito stimolato voi ascoltatori da casa con questo video estremamente forte, anche tutt'altro che semplice da guardare. Oggi quindi parleremo infatti dell'arresto cardiaco improvviso con il nostro ospite, come possiamo annunciare? Assolutamente sì. Il nostro ospite di quest'oggi è Lorenzo Tricarico, formatore sulla sicurezza del lavoro, sul primo soccorso e sulla salute, con esperienza pluridecennale, che ringraziamo immediatamente. E prima di passargli subito la parola, vogliamo ricordare a tutti che nell'arco della puntata potrete interagire con noi mandandoci i messaggi e le domande che avete, quindi le vostre curiosità riguardanti questa tematica estremamente importante, che è l'arresto cardiaco improvviso, al numero che vedete qua sotto. Quindi io direi di introdurre Lorenzo, ringraziarlo per la sua presenza, il primo ospite di oggi, e introducendo, mi permetto di introdurre un'argomentazione che è quella del defibrillatore, che è l'elettromedicale che oggi ormai tutti conosciamo, ma spesso è sottovalutato come strumento a nostra disposizione. Lorenzo, innanzitutto benvenuto. Grazie a voi. Grazie a lei la parola da esperto del settore. Oggi ha introdotto abbastanza bene. Io vorrei spostare il focus nell'ambiente lavorativo, dove non è purtroppo ancora obbligatorio l'utilizzo del defibrillatore. La necessità di dotare ogni luogo di lavoro di un apparecchio per la defibrillazione è confermata purtroppo da una statistica spietata, da cui viene fuori che il 5% degli arresti cardiaci si verifica proprio durante l'occupazione. Questo significa, se lo vogliamo quantificare un po' meglio e valorizzare un po' meglio, significa che 70 lavoratori alla settimana in Italia purtroppo sono colpiti da arresto cardiaco
improvviso mentre si trovano sul posto di lavoro. Un bel passo avanti è stato fatto in ambito defibrillazione precoce extraospedaliera con una bellissima legge, la 116 del 4 agosto del 2021, ma che non menziona l'uso del defibrillatore semiautomatico su luoghi di lavoro. L'INAIL, che è l'ente autorevole in questo, ha prodotto tanti documenti che evidenziano l'importanza del DAE e come interrompere questa fibrillazione ventricolare. Lorenzo, quindi direi che abbiamo tanto di cui parlare quest'oggi in questa puntata. Come sempre ci aiuteremo con delle slide, quindi cercheremo di mandarvi comunque in onda durante la puntata delle slide anche per seguire meglio il discorso. Io direi cominciare a sviscerare quindi l'argomento. Lorenzo, iniziamo subito con la slide numero 2, che se della regia ce la passano, così iniziamo a parlare di questo grande e importantissimo argomento. Di solito nell'analisi dei rischi, nel gioco tra virgolette della sicurezza sul lavoro, l'esito degli infortuni sul lavoro dipende, come si dice, non soltanto dall'entità del danno, ma soprattutto dalla prontezza di intervento, nell'efficacia dei primi soccorsi che possono fare proprio la differenza tra la vita e la morte, tra recupero rapido o prolungato, tra disabilità temporanea o addirittura permanente. Purtroppo, devo dare subito un dato, in Italia vengono a mancare circa 60.000 persone all'anno colpiti da arresto cardiaco improvviso, che non fa distinzioni di sesso, nazionalità, colore della pelle, purtroppo. E nel 70-80%, quindi nella gran parte dei casi, la causa dell'arresto cardiaco appunto è attribuibile ad una fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolare, che è una, come la definisco io, una brutta bestia che, se non trattata in maniera precoce, cosa significa? Iniziare subito il massaggio con l'utilizzo del defibrillatore, se non si fa questo porta inesorabilmente a morte certa. Per cui in ambiente lavorativo dove il lavoratore, dove il datore di lavoro è obbligato a designare delle figure ben formate a gestire un'emergenza, sia sotto il profilo sanitario anche sotto il profilo dell'incendio, ricevono una buona formazione che dura svariate ore, dalle 12 alle 16 ore, in base proprio alla tipologia di rischio dell'azienda. Purtroppo la parte del BLSD non è nel pacchetto normativo non è menzionato. Uno degli obiettivi auspicabili per ridurre l'incidenza dell'arresto delle morti bianche è quello proprio di, io mi auguro, di introdurre nel breve tempo possibile l'utilizzo del defibrillatore. Apro una parentesi, l'INAIL, ripeto, premia i datori di lavoro che acquistano il defibrillatore scontando proprio la tariffa del premio assicurativo. Poi ci sono, io non sono esperto di aspetti fiscali, ma comunque anche questo concorre ad abbassare il costo dell'eventuale acquisto di un defibrillatore. Lorenzo, prima di passare la slide numero 5 del nostro programma, volevo chiederti, ma per che motivo questo elettromedicale si chiama in questo modo? Perché si chiama proprio defibrillatore e non lo potevano chiamare magari in un altro modo? Quello che accennavo prima, spiegare una cosa molto complessa come la fibrillazione ventricolare in 10-15 secondi, il cuore sappiamo tutti come è fatto, chiaramente, il ventricolo sinistro, che è preposto a mantenere in circolo il sangue ossigenato arterioso, per N cause, che non stiamo qui ad addentrarci o fare diagnosi, assolutamente no, smette di battere, di pulsare in maniera normale e appunto assume un ritmo caotico, disorganizzato, e questo ritmo non è in grado di effettuare il pompaggio del cuore. È una condizione clinica che porta a morte certa. La soluzione è quella di intervenire subito con le nostre mani, quindi si presume che il testimone, cioè colui che assiste a questo tragico evento, conosca le manovre di rianimazione, ma nel contempo deve avere a disposizione, pronto all'uso, anche un defibrillatore però. Ma Lorenzo, senti, ma quali sono le tempistiche? Cioè, c'è veramente la possibilità di fare del bene alle persone? C'è la possibilità di essere performanti e di cambiare veramente le sorti inesorabili di una persona, come abbiamo visto poi nel video all'inizio? Se dovessi semplificare, c'è un trucco, che è quello di intervenire subito. Il compito anche nostro di formatori in questo ambito è quello proprio di incentivare il massaggio. L'obiettivo auspicabile è quello di
di fronte vi faccio uno scenario che è persona a terra, in maniera molto semplice, sono al centro commerciale, sto facendo le mie cose, viaggio, tutto a un tratto si accascia una persona a terra, da quel momento in cui mi viene la domanda, cosa facciamo? Abbiamo un obbligo normativo o un obbligo etico di garantire, come si suol dire, sopravvivenza a quella persona? Quindi prima facciamo, prima interveniamo, prima mettiamo in atto le manovre salvavita, come vengono chiamate, quindi iniziamo a fare il massaggio, garantiamo dalla mancanza di respiro, cosa succede? Che se noi iniziamo a massaggiare, riusciamo a mantenere in vita circa, chiaramente premesso che sono dati statistici, non sono dati, voglio dire, precisi, potremmo, parlo al condizionale, garantire un 10 minuti di vita, il tempo necessario dell'arrivo poi del soccorso medico avanzato che è richiesto. Quindi oggi è un'argomentazione, come potete sentire, molto approfondita e anche molto importante, che può toccare veramente la vita di tutte le persone, quindi anche proprio una sorta di responsabilizzazione personale, perché uno magari non ci fa mai caso, ma come ha detto prima benissimo Lorenzo, veramente potrebbe succedere nel quotidiano a tutti. Quindi le informazioni che sentite oggi, soprattutto la voglia e la responsabilità di formarsi ed educarsi, è qualcosa di importante che può aiutare e in alcune situazioni salvare, come abbiamo sentito prima le statistiche, salvare o meno la vita di una persona, che sia la propria o di una persona vicina. Assolutamente. Io volevo chiedere alla regia se poteva passarmi la slide numero 9, perché ho una domanda da fare a Lorenzo. Noi chiaramente ci siamo anche confrontati prima di venire in diretta e volevo chiedere, anche perché secondo me è fondamentale, no? Si parla sempre dell'incidente, si parla sempre della cosa più tragica, più difficile da gestire, ma non parliamo mai se c'è la possibilità di fare prevenzione. In salute nasce anche per questo. Quindi Lorenzo, ci puoi parlare un pochettino di come si può prevenire un arresto cardiaco, se c'è la possibilità di farlo? Beh, dovrei fare innanzitutto una premessa, che quando per qualche motivo si ferma il respiro, si ferma anche l'ossigenazione del nostro corpo, che è fondamentale, e quindi diventa una questione veramente di tempo. Bastano veramente 4-5 minuti perché nel soggetto colpito da arresto cardiaco la mancanza di ossigeno al cervello causi danni irreversibili. Questo ormai purtroppo è noto, che sin dal primo minuto iniziano a incorrere i primi danni cerebrali e quindi che diventano irreversibili dal quarto quinto minuto. Quindi va da sé che l'intervento deve essere precoce, e anche in azienda il piano di emergenza, quindi adesso switcho un attimino anche nella parte aziendale, che poi è il focus di oggi, no? Introdurre il defibrillatore in azienda, ma migliorare anche quello che è la gestione intera, no? Generale dell'emergenza. Quando accade qualcosa bisogna essere veloci per massimizzare la percentuale di sopravvivenza e garantire migliori cure a quel povero sventurato che per qualche motivo, che non stiamo qui ad analizzare, è caduto a terra e quindi è privo di respiro. Chiaramente possono comparire dei sintomi, quello che dicevamo prima, che sono appunto, non so se la regia ci fa vedere, che questo può interessare anche molto da casa, la consapevolezza dei sintomi e le informazioni, quindi penso che possa essere molto utile. Ah, assolutamente sì, l'obiettivo è quello di non trascurare, di non sottovalutare alcuni o tutti o alcuni di questi sintomi che possono comparire tutti insieme, anche a distanza di tempo dall'evento, che sono, basta leggerli, abbiamo preparato questa slide, le leggo anch'io: palpitazioni cardiache, dolore toracico, sensazione di pressione dietro lo sterno, che a volte si può anche confondere con un forte, come dire, stato di ansia, ma comunque non va sottovalutato, il dolore che si irradia verso le spalle, le braccia, il collo, la stessa mancanza di respiro, senso di nausea, le vertigini, sono tutte cose che il nostro corpo avverte, e noi sappiamo molto bene come siamo fatti, quindi quando qualcosa non va ci si accorge. Tant'è vero che quando parecchie persone, per fortuna, colte anche da infarto, che è un'altra cosa, spesso arrivano con le proprie gambe perché proprio avvertono che qualcosa non va. Quindi se io sono vicino ad una persona, anche in azienda o al centro commerciale o semplicemente a casa o con gli amici, al ristorante, ovunque, non devo sottovalutare questi segni e sintomi, compreso mal di stomaco, improvvisa sudorazione e anche improvvisa stanchezza.
Molto bene, ma Lorenzo, senti, ma a Fano come siamo messi invece? Cioè, abbiamo dei defibrillatori nel nostro territorio? Possiamo dire che Fano effettivamente sia cardioprotetta oppure nelle Marche siamo ancora indietro con questo argomento? Sì, ti avevo preparato qualcosa in merito. Sì, chiediamo alla regia se ci manda la slide numero 11, credo. Volevo far vedere, se siete d'accordo, proprio come si riconosce un defibrillatore. Come si evidenzia, quali sono i cartelli, no? C'è proprio un cartello, eccolo qua, questo è un totem, non so se si vede, eccolo, perfetto, lo vedo anch'io. Per convenzione è stato scelto innanzitutto un cartello di colore verde con la scritta, come potete ben vedere nell'immagine, cuore, colore bianco, con questo segno che è il lampo, questo, no? Con la scritta, un acronimo AED o DAE, che poi è la stessa cosa, Automatic, in inglese, perdonatemi la mia pronuncia, Automatic Externally Defibrillation, o DAE, DAE si potrebbe interpretare anche in italiano, defibrillatore automatico esterno. Quindi cosa vuol dire? Che se io trovo un cartello del genere, vicino al cartello troverò anche lo strumento salvavita, ossia il defibrillatore. E quindi proprio per favorire la rapidità di utilizzo del defibrillatore in tante città sono partiti i progetti PAD. PAD è un altro acronimo che sta per accesso pubblico al defibrillatore, e Fano rientra in queste città, per fortuna. Io stesso ho contribuito, ho attivato un programma etico un po' di tempo fa, no? Dove ho contribuito all'acquisto di 3 defibrillatori con altra gente di Fano. Poi credo che li possiamo vedere, giusto? Abbiamo preparato qualche foto. Penso di sì, la slide 13, credo che sia. Eccolo qua. Questo è un defibrillatore. Questo è un defibrillatore, un elettromedicale, pesa qualche chilo, di plastica, 2 pulsanti, molto semplici, un tasto per convenzione, vedete, che è di colore verde, on off, e poi il famoso tasto di shock. Okay. Ma poi ce lo siamo portato, no? Ce l'abbiamo qua. Sì, ce l'ho da farvelo vedere, che sono proprio quelli che sono stati installati a Fano, alla Darsena Borghese di Fano, e vicino all'ospedale dove c'è la farmacia, aiutatemi, mi sfugge il nome. Della farmacia Vannucci, forse? Credo proprio di sì, che sia quella farmacia lì. Abbiamo le foto, ci sono delle foto. Ho delle foto. Che è il frutto questo di un progetto Luca nel cuore. Anzi, saluto Enrico Secchiaroli, se mi permettete, che è stato uno dei promotori di questo progetto, che lo saluto caldamente perché ho sposato insieme a lui. Mi ha chiamato un giorno, ha detto: Lorenzo, io ho quest'idea, e quindi l'ho sposata e sono felicissimo di aver contribuito alla cardioprotezione della città di Fano. Questo, ecco, ritornando invece al defibrillatore, questo è il vero. Non so se, eccolo qua, ve lo faccio vedere. Chiaramente è un modello da addestramento, da trainer, ma è lo stesso fondamentalmente. Qui ci sono 2 tasti, volendo, se siete d'accordo, io lo accenderei, non so se i telespettatori riescono a sentirlo, per farvi vedere, ad ascoltare proprio quanto è semplice il suo utilizzo, che in uno stato di necessità può fare la differenza. Esattamente tra la vita e la morte, come lo racconta molto bene il codice penale, l'articolo 54 del codice penale parla appunto dello stato di necessità. Eccolo qua, quindi tutti lo possono utilizzare. 1. Paziente adulto. Si sente? Chiamare l'assistenza medica. Non so se Michele può rimuovere gli indumenti, ecco, affinché il torace del paziente. Qui ci sono 2 elettrodi. Se Michele, ecco, io lo appoggio qui. Verde per rimuovere gli elettrodi. Sugli elettrodi è indicato chiaramente dove vanno posizionati. Uno va posizionato tutta sulla parte del gran pettorale, va bene tutta, e l'altra va posizionata sul fianco sinistro, esattamente sotto al capezzolo del lato sinistro. Una volta che il defibrillatore sente il contatto, parte. Valutazione del ritmo cardiaco. Non vorrei che mi succedesse qualcosa adesso. Bello della diretta. È finto, premetto ai telespettatori che questo è da addestramento. Allora, io mi azzittisco così ve lo faccio sentire. Allontanarsi dal paziente. Direi anche consigliato. In questo momento Tommy mi dà lo shock, forse. E quindi l'operatore. Premere ora il pulsante arancione shock. Schiaccerà. Bisogna fare vedere prima, no? Di schiacciarlo. Premere ora il pulsante arancione shock. Vedete che sta lampeggiando, giusto, Michi? Il pulsante arancione shock. È molto semplice l'utilizzo. Iniziare la CPR. E poi
Il paziente può quindi, essere toccato. Ecco, questo è il, possiamo anche spegnerlo perché chiaramente è auspicabile, chiaramente in uno stato di necessità chiunque, anche grazie, devo spezzare una lancia a favore, cito gli operatori del 112, sono delle persone molto in gamba, infermieri specializzati in emergenza che rispondono, riescono a gestire tramite il telefono qualsiasi emergenza e sicuramente anche mantenere la calma in una situazione così, diciamo, di, tragica, e riescono a guidare chi sta dall'altra parte del telefono. Voi immaginate una persona che fa l'112, il numero unico di emergenza, risponde una persona, risponde uno specialista che segue e gestisce la, diciamo, la, l'emergenza nella sua complessità. Lorenzo, io ho un quesito, volevo chiedere prima, c'è stato abbastanza ingente quando ci hai parlato anche del rischio aziendale, no? Cioè che noi parliamo di quello che è la vita quotidiana, la quotidianità, abbiamo visto le foto dei defibrillatori installati sul nostro territorio e ringraziamo anche a nome della comunità, penso, no? Assolutamente, per questo sì, bellissimo progetto che è stato portato avanti da, da Lorenzo e anche da altre persone, ma volevo chiederti, possiamo approfondire un pochettino meglio quelle che sono le dinamiche anche al lavoro? Sì, vuoi qualche dato normativo? Sì, o... sì, sì, ci piacerebbe tanto sapere questa cosa. Allora, innanzitutto c'è una bellissima legge, l'ho citata prima, che è la 116 del 4 agosto del 2021, che favorisce un programma pluriennale per la diffusione progressiva e utilizzazione di tutti i defibrillatori presso ogni luogo pubblico. Luoghi pubblici, chiaramente, dove potrà essere installato un defibrillatore saranno le zone più a rischio. Mi viene in mente sede pubbliche di amministrazione dove siano impiegati tantissimi dipendenti, anche un pubblico, no? Istituti, scuole di ogni grado e genere, aeroporti, mi vengono in mente le stazioni ferroviarie, mi vengono in mente i porti, perché no? E tutto a bordo dei mezzi, qualsiasi tipo di mezzo di trasporto. Okay. C'è una slide che non mi piace. Quindi occorre considerare in azienda il defibrillatore, brutto dirlo, la stregua di un sistema antincendio, la stessa cosa, perché ossia un dispositivo di vitale importanza in presenza di una situazione critica all'interno dell'azienda, valutando se in azienda ci sono condizioni operative critiche, perché questo va considerato in azienda una cosa del genere. Quindi va considerato anche, grazie ai dati che ci fornisce l'INAIL, per esempio, quindi quanti dipendenti hanno un'età superiore a 45 anni, quindi un'età a rischio, per il fattore rischio dell'arresto cardiaco, quante difficoltà potrebbe comportare la perdita di un dipendente con un alto livello di esperienza o professionalità, assolutamente, e in che modo soprattutto potrebbe essere percepita poi in azienda la perdita di un dipendente a causa di arresto cardiaco, sapendo che un dispositivo dal costo equivalente a quello di un elettrodomestico, quindi defibrillatore, buona sostanza, costa poco e può salvare la vita di tante persone. Quindi poi ci sono alcune aziende che hanno un rischio particolare, che è quella dell'elettrocuzione, che portano alla fibrillazione ventricolare, quindi quella condizione clinica che parlavamo prima, e quindi con la fibrillazione ventricolare porta inevitabilmente all'arresto cardiaco. E quindi anche in azienda occorre predisporre delle misure di emergenza che prevedono anche, a mio avviso, l'utilizzo del DAE in caso di, appunto, di necessità, per, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e dargli una formazione, come dire, più completa sotto questo aspetto. Poi il primo soccorso si chiama in azienda, si chiama primo soccorso aziendale, ma ricordo a tutti che non c'è distinzione, il primo soccorso che si impara in azienda è lo stesso che poi si utilizza, fruibile, spendibile ovunque. Il primo soccorso è unico. Okay? Lorenzo, grazie mille. Innanzitutto direi che è un'argomentazione molto, molto importante. Quindi le tue parole sono state veramente di tanto valore. In più abbiamo visto anche l'utilizzo del defibrillatore in diretta, quindi è stato un valore ulteriormente aggiunto. Io direi, Tommy, di fare un salto in pubblicità e poi ritornare, sì, con un'altra ulteriore sorpresa che vi svegliamo tra qualche minuto. Tra qualche minuto? Rimanete connessi.
Ben trovati ecco, in questo puntatone in cui abbiamo tantissime cose da dire, stiamo cercando di darvi il massimo sostegno in questa tematica. Ringrazierei, visto che siamo in ritorno della pubblicità, e lo sponsor della giornata, che è il Centro Primo Soccorso, che poi è rappresentato proprio da Lorenzo, del nostro ospite, che ringraziamo nuovamente per la Grazie sua partecipazione. E Michi, adesso abbiamo un'altra sorpresa. Assolutamente sì, le sorprese non sono finite, come vi avevamo anticipato, in un'argomentazione così importante. Abbiamo in collegamento un ospite d'eccezione, un medico competente specialista in chirurgia di urgenza e pronto soccorso, che è il dottore Antonio Dottori. Quindi vediamo se è collegato. Ciao Antonio! Buonasera a tutti e ciao agli amici presenti. Antonio, siamo di nuovo su Fanno TV dopo 10 anni circa da quando ero direttore del pronto soccorso. Antonio, noi teniamo tantissimo a ringraziarti per la tua presenza qua nella nostra trasmissione. Siamo veramente onorati di averti qui con noi, vista la tua carriera, possiamo dire, pluridecennale in sì, materia. Purtroppo e sì. Noi non volevamo costringerti con tante domande, vorremmo semplicemente che ci dicessi quello che è stata la tua esperienza e quello anche che pensi tu, e se ci potresti fare un approfondimento dal punto di vista medico riguardante questa grande tematica di cui abbiamo approfondito oggi, che è proprio l'arresto cardiaco improvviso e le manovre salvavita. Quindi ti lascerei la parola, abbiamo questo spazio tutto per te e grazie ancora per la tua presenza qua. Va bene, brevemente direi di puntualizzare questi argomenti. Stiamo parlando di arresto cardiaco. Ora, l'arresto cardiaco, come dice la parola stessa, significa che il cuore è fermo. Se il cuore è fermo, il sangue non circola, non arriva ossigeno al cervello e la persona perde conoscenza e muore dopo un certo periodo. Allora, qual è il discorso? L'arresto cardiaco è il cuore che non funziona. Può non funzionare per due ragioni. Primo, perché è fermo. Un infarto grosso ha fermato il cuore, punto. L'altra causa, più frequente, molto più frequente, è la fibrillazione ventricolare, che l'amico Lorenzo ha esposto egregiamente poco fa. Allora, in ambedue i casi, da un punto di vista del soccorritore, cambia poco, nel senso che prima di tutto bisogna massaggiare e massaggiare bene, praticare un RCP il più possibile fatta bene. Certo, chi ha fatto i corsi apposta, quelli che sono preposti nelle ditte, lo sanno fare. La popolazione normale, non tutti purtroppo. Sarebbe bello che un domani tutti lo sapessero fare, forse col tempo la cultura del primo soccorso e del massaggio cardiaco andrà avanti e sempre più persone saranno in grado di massaggiare in maniera congrua. E nel frattempo, come dicevo, massaggiare per salvare la vita alla persona e tenerlo in vita il più possibile. Nel frattempo, vedere se c'è in zona un defibrillatore, applicarlo, e se il defibrillatore, che è bravissimo, molto più intelligente di tanti medici, decide che è da defibrillare il paziente viene defibrillato. Dopodiché continua il massaggio, come avrà già accennato Lorenzo poco fa, ma quello che conta è il massaggio. Subito dopo il defibrillatore, se c'è, magari ci fosse in tutte le strutture in cui è presente molta gente, c'è sempre di più in giro. Mi ricordo, ero con Lorenzo ad Orvieto ormai qualche anno fa, l'ho visto un angolo di strada. D'altra parte poi leggo di defibrillatori sabotati o di gente stupida che si diverte a romperli perché li trovano per la strada e nottetempo, non sapendo cosa fare di meglio, rompono questi apparecchi, non sapendo che loro stessi potrebbero averne bisogno. Perché attenzione, l'arresto cardiaco e la fibrillazione ventricolare non viene solo alla gente della mia età, viene a persone dai, si può dire, dai 10 anni in poi, forse anche prima, ma di poi succede. E purtroppo succedono morti improvvise, anche, e ne ho viste nella mia carriera, persone che perdono la vita per colpo di una fibrillazione ventricolare, ma persone che hanno 10, 12 anni, 15 anni, 20 anni, a prescindere da sforzi o altre cose. Sono persone che perdono la vita perché non si fanno le manovre giuste. Il caso, lo ricorderete tutti, il caso di quel calciatore in Abruzzo
male soccorso, e purtroppo se n'è andato perché nessuno era in grado non tanto di massaggiare quanto di utilizzare il defibrillatore. Quindi questa cultura del soccorso deve assolutamente espandersi sempre di più, come ha fatto negli ultimi anni, e speriamo prima o poi di raggiungere i paesi del nord Europa. Queste cose sono, come sempre, più avanti di noi. Antonio, io insieme a Michele e a Lorenzo abbiamo preparato una slide che avremmo voluto mostrare prima, poi siamo andati in pubblicità e ci è rimasta ancora indietro, e chiedo alla regia se me la manda. E sicuramente la prima cosa da fare di fronte a una situazione di emergenza è chiamare il numero di emergenza unico europeo. Possiamo quindi, grazie anche al tuo intervento così autorevole, enfatizzare un pochettino questa cosa? Beh, assolutamente sì, tenendo presente che le domande che poi fa l'operatore, perché di regola funziona così, si chiama il 112, la centrale del 112 poi smista, perché il 112 gestisce ogni tipo di intervento, che sia la polizia, che siano i vigili del fuoco o addirittura i soccorsi in mare. Quindi loro smistano la chiamata al 118, quello che per noi era il 118, e a questo punto un operatore assolutamente esperto vi risponde. Bisogna essere pronti a rispondere ad ogni domanda specifica che vi viene fatta, cioè come sta il paziente, se risponde, se respira, se non respira, se lo state massaggiando, in che ambiente è, anche diciamo l'età, se lo conoscete, altre cose. Però è più possibile, perché su questa base poi l'operatore decide se mandare semplicemente un'ambulanza di volontari, se la persona sta bene o non sta malissimo, o un'ambulanza senza medico o un'ambulanza medicalizzata. Benissimo, benissimo Antonio, grazie infinite per questo tuo intervento, e volevo chiederti un'ultima cosa, giusto per chiudere e per ringraziarti poi successivamente. Volevo chiederti, secondo la tua esperienza, secondo quello che ti è successo nella tua carriera trentennale, forse anche più, che hai passato poi in prima linea, in primo soccorso, lo ricordiamo ai nostri telespettatori, poi ci dirai anche dove hai prestato servizio, dove hai lavorato sul territorio. Ma volevo chiederti quindi quanto è veramente importante sapere per la comunità, poi per le persone normali che ci guardano da casa, quanto fa la differenza iniziare l'intervento nell'immediato, quindi già dal testimone dell'intervento, quanto cambia poi il lavoro dei sanitari quando il malcapitato, la persona che sta male, arriva nelle vostre barelle in ospedale? Beh, io ho fatto il chirurgo per 10 anni, ho fatto pronto soccorso a Pesaro per 25 anni e ho chiuso la carriera facendo il direttore del pronto soccorso di Fano dal 2010 al 2015. Allora, quanto conta? Conta moltissimo, perché io ho vissuto all'epoca, all'inizio della mia carriera in pronto soccorso, l'epoca in cui non c'era il 118. Per cui la gente che andava in arresto cardiaco o in fibrillazione ventricolare a domicilio arrivava praticamente deceduta. In rarissimi casi, ricordo con piacere, sono andati in arresto mentre erano lì in pronto soccorso, ma sono 2 o 3 casi, parlando di 30 anni, 20 anni di lavoro. Oggi la cosa è completamente diversa, perché oggi, al di là del fatto del defibrillatore sul territorio, il medico del 118 è assolutamente in grado di rianimare, di massaggiare, di rianimare e di portare in pronto soccorso una persona in condizioni, diciamo, fra virgolette, accettabili. Una persona su cui poi il medico del pronto soccorso e il rianimatore può intervenire con buone possibilità di successo. Perfetto, grazie infinite Antonio per questo tuo intervento, ti ringraziamo tutti e davvero ti auguriamo una buona serata e speriamo di sentirci presto. Grazie mille, un saluto. Ciao Antonio, grazie mille. Arrivederci a tutti. Allora, io direi di continuare quindi. Oggi grande puntata, puntatone. Doppio ospite, e che valore abbiamo dato a tutti i telespettatori, Tommy. Io, Michi, continuerei con Lorenzo perché abbiamo ancora tanto da dire e abbiamo poco tempo, quindi... Mi date una bella responsabilità oggi, eh?
Assolutamente. Lorenzo, noi abbiamo preparato la slide per te perché vogliamo proseguire col programma, giusto? Assolutamente sì, quindi io direi di mandarla immediatamente. Lorenzo, puoi... La cosa più difficile appunto è fare sintesi, dare dei consigli mirati. Su un'argomentazione corti. Così ampia sicuramente. Bravo, esattamente. Io faccio da formatore, vi invito tutti, lo descrivo con uno scenario. Immaginate una persona a terra, priva di sensi, domanda cosa faccio? La prima cosa mi assicuro che mi possa avvicinare in sicurezza, quindi ambiente, vado in sintesi per schema, chiaramente non sto facendo un corso, chiaramente, ma fondamentalmente questo, la scena la descrive bene, noi utilizziamo informazione alla catena della sopravvivenza, questa metafora che appunto la catena è forte se ogni singolo anello è forte. La catena della sopravvivenza ha l'obiettivo di garantire migliori cure a quel povero sventurato, come lo chiamo io, e tutti dovremmo conoscere le manovre di rianimazione di base. In buona sostanza mi avvicino, ne valuto lo stato di coscienza, se la persona non risponde a nessun tipo di stimolo, posso come dire, presumere che questa persona sia in arresto cardiorespiratorio, quindi scatta subito, immediatamente la prima cosa da fare è organizzare la chiamata al 112, 112, che è il numero, ripeto, 112, che per fortuna ormai è noto perché abbiamo switchato dai vari numeri singoli, no? Al numero unico di emergenza, perché è previsto appunto da un regolamento europeo. Quindi organizzo la chiamata, faccio chiamare il 112, posso anche delegare una persona, Michele, io lo conosco, lo chiamo per nome, Michele, vai a chiamare l'112, probabile arresto cardiaco. Se sono addestrato a farlo, inizio subito le manovre. Nel frattempo Michele sta chiamando il 112, è auspicabile che intervengano subito, nel minor tempo possibile. Nel frattempo il testimone formato cosa fa? Inizia a massaggiare quello che dicevamo all'inizio. Vado a garantire quei 7, 8, 9, 10 minuti di vita, perché quell'ossigeno che è rimasto dall'ultimo respiro ci può far vivere ancora una decina di minuti. E faccio le manovre. Come faccio? Scopro il torace, lo metto, lo allineo, la persona, il paziente va allineata come nelle figure, si vede molto bene. Nella prima figura in alto a sinistra vedo la mia posizione delle mani, le intreccio, appoggio solo il tarso della mano al centro del torace, esattamente sullo sterno. Chi conosce un po' di anatomia saprà che il punto di compressione preciso sarà il terzo inferiore, ma è semplice trovarlo, faccio una linea immaginaria tra i capezzoli e lo sterno e vado a mettere il tarso della mano. Massaggio con forza, abbasso ipoteticamente di 6 cm, quindi mi metto in questa posizione, vedete il soccorritore in questo caso si vede molto bene nella seconda figura in basso a sinistra, che si mette in perpendicolare sullo sterno per garantire e massimizzare quello che è l'efficienza e l'efficacia del massaggio. Abbasso il torace per 5-6 cm, direi. Mantengo un tempo di 100 battute al minuto. Chiaramente è auspicabile che nel frattempo siamo in collegamento con l'operatore del 112 che ci guiderà. Anche le persone formate possono avere un momento di annebbiamento, no? Siamo persone e quindi anche un soccorritore potrebbe avere. L'operatore del 112, l'infermiere specializzato, toglie tutti i dubbi e ci aiuta a fare un massaggio di qualità, con la speranza che si riprenda quella persona e gli garantiamo il massimo della sopravvivenza. Lorenzo, da casa mi fanno una domanda. Prego. E ci chiedono, ma si potrebbe andare in arresto cardiaco solo per fibrillazione ventricolare, tachicardia ventricolare, o potrebbe succedere anche altro? Ma la fibrillazione ventricolare avviene per una causa, o perché la persona magari soffre di una malattia, e quindi che ho uno shock in generale, può portare, prima ho fatto l'esempio dell'elettrocuzione, se io prendo una forte scossa di corrente posso mandare il mio cuore in tilt, e quindi la fibrillazione abbiamo anche detto che non si interrompe, non è reversibile, ma è reversibile soltanto se utilizzo subito un defibrillatore nelle immediate vicinanze. Non so se sono stato chiaro e sintetico nella... Assolutamente sì. Infatti spero, ci chiedono, spero di sì, delle esperienze negative, ti faccio una sintesi perché ne ho lette veramente diverse di domande che sono arrivate in l'obiettivo, questo momento. L'obiettivo, scusa se ti interrompo Tommy, è quello, la cosa auspicabile che si parta sempre a fare il massaggio. Non bisogna aver paura di fare il massaggio. E questo è un messaggio importante comunque da far passare anche a casa.
Assolutamente, come ti dicevo Lorenzo. Quindi fate i corsi, bisogna avvicinarsi, i corsi spesso anche noi organizziamo con le nostre associazioni, con le nostre componenti associative, organizziamo sit-in, corsi anche gratuiti che avvicinano la popolazione a questo ambito che è la cultura dell'emergenza. Molto, molto bene. Dicevo, ho cercato di fare sintesi perché oggi abbiamo una puntata molto densa e non possiamo dedicare così tanta attenzione alle domande, anche perché tra l'altro a tantissime abbiamo già risposto con la nostra puntata e l'intervento di Antonio Di Lorenzo, e mi chiedono comunque in tantissimi cosa devono fare se a tavola succedesse un incidente, tipo come se andassero di traverso qualche cosa. Quindi non so se possiamo dare delle linee guida ed un aiuto in questo senso. Non è preparata questa domanda, no. È bellissima, anzi può essere più efficace conoscere una manovra di disostruzione, in particolare di fronte a un bambino. Si chiamano manovre appunto di disostruzione, differenza tra adulto e mondo pediatrico, sono simili ma cambia qualcosina. Sull'adulto, ecco, questa è la disostruzione, si vede nella slide, fondamentalmente sono tre passaggi. La condizione per poter effettuare una disostruzione delle vie aeree è la persona deve essere cosciente, significa che si deve mantenere sulle sue gambe, e il segno e sintomo distintivo di una persona che sta per soffocare è proprio quello della figura 1. Porta istintivamente, in maniera proprio istintiva, le mani intorno al collo in segno di soffocamento. Quello è il momento di intervenire. La persona, il soccorritore, si mette dietro, vedete, prepara il pollice in questa maniera, scorre su tutto lo sterno, esce dalla gabbia toracica, col pollice si intercetta la parte diaframmatica, volgarmente chiamata bocca dello stomaco, si inserisce sotto l'altro pugno. Faccio così col dito, chiudo, lo metto sulla bocca dello stomaco, creo questa morsa e spingo con forza. Si chiamano spinte addominali a cucchiaio, che vanno dal basso verso l'alto, che tradotto nel movimento significa questo. Quindi devo spingere con forza sulla bocca dello stomaco. Questo movimento, come si vede bene nella figura numero 3, fa fuoriuscire il corpo estraneo. Fino a quando il corpo estraneo si ferma nelle prime vie aeree superiori, che sono bocca, naso, faringe, laringe, questa prima parte qui del nostro viso, questa manovra che si chiama Heimlich è spesso risolutiva. Il problema è se il corpo estraneo, che sia oggetto, alimento, prosegue, cambia strada, invece dall'esofago se ne va in trachea, ahimè, lì occorre, si passa in emergenza, quindi pericolo imminente di vita, e solo la chirurgia, ahimè, può risolvere il problema. Molto bene. Lorenzo, io e Michele avremo una domanda da farti, cioè vorremmo fare un piccolo estratto, una piccola parte della nostra puntata per i più piccoli, visto che Michi poi è diventato babbo da poco. Quindi no, è una cosa che penso possa interessare chiunque, ed è un'argomentazione molto importante per le persone che si trovano in questa situazione o ci sono passate precedentemente, quindi se ci fai questo regalo, io penso che possa essere qualcosa di molto bello. Ma volentieri, primo soccorso pediatrico, premetto che merita molta attenzione, quindi non si può semplificare il primo soccorso pediatrico, ma sicuramente qualche consiglio sulla disostruzione, divisa il lattante inteso 0 un anno, quindi il primo anno di vita, e poi in tutta la parte, diciamo, della pubertà, che va da un anno fino ai 12-13 anni. Quindi, mi spiego meglio, dall'anno di vita fino ai 12-13 anni, 20-25 kg di peso alla pubertà, faccio la manovra di Heimlich, ok? La stessa spinta. Quindi quella che abbiamo visto prima. Sì, ve la semplifico, linee guide all'americana. Molto semplice. Ok? Per chi magari ci ascolta e anche conosce questo tipo di manovra, saprà cosa vuol dire linea guida all'americana, molto più, come dicono loro, friendly, amichevole, rendono questa materia ostica come l'emergenza molto più il più semplice possibile. Sul lattante tutta la comunità scientifica, qualsiasi linea guida, è d'accordo, ce l'ho qui, l'ho portato. Oh, che bel regalo che ci questo stai facendo. Questo è una chicca per i telespettatori e per noi ovviamente. Tutte le persone a contatto con i bambini dovrebbero conoscere questa manovra, assolutamente sì, tant'è vero che noi organizziamo tantissimi corsi anche gratuiti nelle comunità a contatto con i bambini, che spaziamo dall'asilo alle aule ludiche, scuole primarie, qualsiasi genere. Quindi il bambino, se riusciamo, Michele, possiamo simulare una emergenza, tu me lo passi, sei il papà. Io sono il papà. Sei il papà, oddio. La mia ancora è più piccola di questa, quindi...
Oddio, non oddio, respira. Non respira, io assisto, ti aiuto, fai fare a me, Michele, che conosco queste manovre. Perfetto. Cosa faccio? Io li prendo praticamente mano sotto al popò, gli serro la parte della... o faccio una V sugli zigomi evitando di stringergli le parti molli, o semplicemente metto la mano alla mandibola. Manina sotto al popò, lo ruoto sul mio avambraccio, quindi gli offro un piano d'appoggio, me lo porto a me in sicurezza. Lorenzo, ti chiederei gentilmente, ok, di spostarti leggermente per far vedere bene a molto casa. Bene, okay, quindi faccio preciso. Rivedere il movimento, gli prendo la mandibola, manina sotto al popò, lo ruoto sul mio avambraccio, me lo porto a me, preparo il mio palmo, attenzione alla testa, e vado a fare 5 pacche interscapolari, facendo attenzione a non darle sulla testa. 1, 2, 3, 4, 5, magari inizio con meno forza. Cosa mi devo aspettare? Che pianga oppure fuoriesca qualcosa? Se non è così, manovra sandwich, li prendo, lo chiudo sui miei due avambracci, lo ruoto, accavallo le gambine, me lo porto a me, preparo le due dita in perpendicolare al centro dello sterno e vado a fare 5 compressioni. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi in velocità diventa così, 1, 2, 3, 4, 5, se vanno a buon fine continuo e alterno con 5 compressioni, 2, 3, 4, 5. Ahimè, se si dovesse, come dire, il lattante lasciarsi andare, e quindi da urgenza che era diventa immediatamente emergenza perché è in arresto respiratorio, chiamo i soccorsi, l'112, e un soccorritore addestrato proseguirà con le manovre di rianimazione. Quindi è auspicabile che si facciano i corsi. Assolutamente sì, quindi questo è l'invito che diamo oggi, perché come avete visto è molto ampio l'argomentazione, Lorenzo ha cercato di sintetizzarla il più possibile, ci ha dato anche delle bellissime chicche e delle bellissime cose che possono veramente fare la differenza nel salvare anche una vita. Quindi oggi è una puntata molto importante, molto di sensibilizzazione per questa argomentazione. Michi, appena passata una slide, direi che ce la puoi leggere per favore, perché è importantissimo. Ok, un lattante che non si è liberato dall'ostruzione autonomamente necessita comunque di un controllo medico. Quindi Lorenzo, possiamo comunque pregare le persone di non limitarsi, speriamo che queste cose non succedano mai, quindi ovviamente. Ci auguriamo che non capiti, però se dovesse capitare quindi possiamo consigliare comunque il controllo del pediatra o anche in ospedale per verificare che il bimbo stia bene, giusto? E ti dico anche perché comunque è considerata una manovra invasiva, innaturale, che ha l'obiettivo di creare un colpo di tosse e poi quel colpo di tosse fortunato che fa fuoriuscire il corpo estraneo. Molto bene, io direi di chiedere adesso a Lorenzo, che ci ha dimostrato una dote di sintesi estrema, perché siamo riusciti a rimanere nei tempi, però ci manca un pochettino una conclusione, no Michi? Sì, cioè, dobbiamo un attimo a una ulteriore sintesi per far capire alle persone che ci hanno seguito oggi e ci seguiranno. Poi ricordiamo anche che la puntata è nei vari canali social e quindi la potrete seguire anche in diretta su Facebook, anche se ormai siamo giunti al termine, o comunque rivederla nei vari canali. Quindi lascerei la parola a Lorenzo per una conclusione. Allora, se dovessi fare una bella conclusione, io mi concentrerei a quello che abbiamo detto all'inizio, quindi alla velocità di intervento, a questa brutta bestia che è la fibrillazione ventricolare, che si risolve solo con l'utilizzo delle nostre mani, delle mani o meglio del soccorritore, del testimone, e insieme all'utilizzo del defibrillatore. Organizzare subito, immediatamente, una chiamata all'112 e far recuperare, delegare, urlare come, permettetemi, come i matti, quindi allertare tutti gli astanti che qualcosa non va e inizio ad organizzare la chiamata. E faccio anche cercare un defibrillatore. Oggi a Fano, per fortuna, li abbiamo questi defibrillatori pubblici disponibili, H24 significa dalla mattina alla sera, sono disponibili per tutti e questa è una grande cosa, io lo considero un passo veramente da gigante abbiamo fatto come città di Fano. Eravamo un po' indietro, ma con questo posizionamento dei defibrillatori abbiamo fatto un bel balzo in avanti.
La semplice chiamata a volte non potrebbe essere sufficiente, quindi se non possiamo escludere una fibrillazione ventricolare, quindi una condizione clinica del genere, come detto all'inizio, porta a morte certa. E quindi c'è bisogno, la parola chiave è tempo, tempo e velocità. Dobbiamo garantire, è una questione etica, non possiamo fare orecchio da mercante su una persona priva di senso. Solo il 15, cito una statistica, non vi ho stressato sui numeri volutamente, ma è doveroso ogni tanto pescare qualche numero, no, di statistico, solo il 15% dei testimoni che assiste circa a un evento del genere inizia a massaggiare, e le conclusioni potete farle voi. Benissimo, grazie Lorenzo, grazie infinite. Miki, siamo giunti alla fine, ci manca il quiz. Assolutamente sì, io ringrazierei ulteriormente Lorenzo per la sua presenza e per il valore che ci ha dato, Antonio che si è collegato assolutamente e ci ha dato ulteriore valore aggiunto alla puntata di oggi con questa tematica molto calda, e possiamo partire con il quiz. Quindi da casa vi invitiamo a rispondere. Tommy, a lei l'onore di presentare il quiz della giornata, che non è semplice. Oggi abbiamo stati più cattivi. Abbiamo alzato il livello. Oggi non è semplice la risposta. Vediamo se siete stati attenti. Allora, leggiamo insieme la domanda. Se dovessi essere testimone di un incidente, qual è la prima e la più importante cosa da fare? A. Lorenzo, lo vogliamo leggere insieme? Sì, vai. Questa è carina, non me l'aspettavo un quiz del genere. Dai, facciamo leggere il quiz a Lorenzo. Quali mi sono devo spostare perché io non arrivo lì a leggere il quiz, quindi mi sa che ho bisogno di occhiali. Ok, così puoi andare. Sì, allora, se dovessi essere un testimone di un incidente, qual è la cosa più importante oppure la prima cosa da fare? A. Inizio subito le manovre salvavita, quindi la rianimazione. B. Cerco un defibrillatore. C. Chiamo l'112. D. Verifico che l'ambiente sia privo di pericoli. Non devo dare la risposta. No, assolutamente non no. Ci provare. Dobbiamo dare il tempo a chi ci segue di rispondere, quindi inviate un messaggio al numero che vedete per siate il più veloci possibile indicando secondo voi la risposta corretta, che oggi potrebbe trarre un pochino in inganno. Se siete stati attenti sappiamo rispondere. Quindi siamo giunti alla fine, è stata una puntata bella impegnativa, speriamo che sia piaciuta a casa e speriamo di essere stati utili, penso proprio di sì perché il telefono mi sta esplodendo, Miki, e direi che ci vediamo la prossima settimana. Ringraziamo ulteriormente il nostro sponsor di questa puntata. Il Centro Primo Soccorso, il Centro di Formazione di Lorenzo, che ha sostenuto questa puntata e ci ha dato sostegno per questo nostro grande progetto, che è appunto divulgare la cultura del benessere, della salute a 360 gradi, e qui ci siamo entrati con tutte le scarpe oggi proprio in questo argomento, quindi ringraziamo ancora e non resta che vederci la prossima settimana, seguiteci, sosteneteci e ci vediamo venerdì.